Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video di Kevin Uzumaki 50. E oggi andrò a fare le summon dell'anniversary in Naruto Shippuden 2 Ninja Blazing. Cominciamo. Come avete visto anche la schermata è cambiata ragazzi. E oggi andrò a fare le summon sul bellissimo anniversario che sono usciti in Naruto e Sasuke, che sono davvero fortissimi. Spero di trovare almeno uno di quei due. Noi adesso andremo a fare ovviamente le summon sul banner di Naruto, perché Naruto e Sasuke sono separati. Quindi andiamo a farlo subito su quello. Spero che ci esca qualcosa, dai, che non sia un fallimento completo. Speriamo in bene. Allora, avevo trovato Naruto 6 vie, che l'avevo trovato nella free pool, l'avevo trovato. E sono contento di averlo trovato, che l'ho mandato già al limit break livello 110. Comunque ecco qui le summon. Andiamo a farlo su questo Naruto, che è davvero incredibilmente forte. Guardate, spero di trovarlo, che è davvero stupendo. Poi c'è anche Sasuke, che ovviamente è fortissimo. Avendoli entrambi ti porterà un jackpot assurdo. Però noi ovviamente ci concentriamo su Naruto, spero di trovare lui. Adesso cominciamo con la prima multi summon. Ovviamente per l'anniversary non potevo farne almeno due di multi. Ne devo fare per forza due almeno. Forza, vediamo cosa ci esce. Eccoci qua con il nostro Naruto che carica il suo fortissimo Rasengan. Dai su, vediamo cosa succede. Via! Non arriva Sasuke, ma vabbè, fa niente. Potrebbe arrivare dopo. Sperando in bene. Prego, ti prego, ti prego. Ok, arriva Sasuke. Teoricamente 5 stelle dovrebbe esserci almeno, speriamo in bene, dai. Uno c'è, almeno uno c'è. Se ci fosse stato sarebbe stato... che schifo, vabbè. Vediamo cos'è, forza. Dai, ti prego, non un doppione. E qua c'è... ci sono tante 5 stelle. No! Naruto fake. Ability su Naruto fake, non me ne faccio nulla. Vabbè, ora sappiamo che Sasuke non possiamo trovarlo, perché facciamo un'altra multisummon su Naruto. Speriamo proprio di trovarlo ragazzi, guardate, è fortissimo. Ovviamente ci sono anche le free pool con la possibilità di trovarlo lì, però io lo voglio qua a tutti i costi. Dai su, forza, speriamo in bene nella prossima multisummon e vediamo se ci esce, forza. Che io ho visto nel PvP che questo Naruto è illegale, pure Sasuke. Dai, forza. Vediamo cosa ci esce adesso. Via! Arriva subito Sasuke, perfetto. Dammi tanti 5 stelle, più di uno, forza. Ah, dai, 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 dai. Non spaccarti. Due ce ne sono comunque, anche se si è spaccato subito, va bene. Poteva andare peggio. Ok, uno è subito. Oddio, cos'è? Kidomaru e questo? No, questo no. Questi sono Sakon, ecco. È anche un fake. Andiamo nel prossimo. Dai, ti prego. Fatti per la luce. Bene, ti prego. Dai. Conan! Non è niente male. Penso che sia una che possa diventare 6 stelle. Non è per nulla male, quindi ci sta. Vediamo. Sì, dai, non è male. Sta sotto 40. Vabbè, non è per niente male. Dai, ci sta. Ok, dai, poteva andare peggio. Ovviamente trovare l'anniversary è una cosa, come dire, impossibile attualmente. Trovare Naruto anniversary dovrebbe essere la cosa più assurda, quindi. Comunque dai, abbiamo trovato Naruto fake, Sakon fake, però almeno Conan è una 6 stelle, dai. Ci può stare. Non è niente male lei. Infatti... ci sta, se la faccio diventare 6 stelle diventa costo 60 sicuramente, quindi non è malissimo, dai. Ci può stare. Vabbè ragazzi, comunque il video si conclude qui. Sono stato, cioè, né fortunato né sfortunato alla fine. A parte due fake, poi ho trovato Conan 6 stelle. Quindi non sono stato né fortunato né sfortunato, perché comunque per essere fortunati bisognava trovare Naruto e io non l'ho trovato purtroppo. Comunque ragazzi, mettete un bel pollice in su se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella delle notifiche, così vi rendete conto di ogni volta che faccio un nuovo video.
avete fatto questo esame, ditemi cosa avete trovato. Spero che voi abbiate trovato gli anniversari. E ci vediamo alla prossima. Ciao.